Benvenuti nella mia shower routine, che più che shower ragazzi è una bath routine, che faccio raramente perché preferisco fare la doccia, è molto più veloce. Questa volta però avevo una bath bomb da provare di Lush. Ho deciso di comprare la Goddess, che è una bath bomb ispirata in particolare ad Ariana Grande, al suo video musicale God is a Woman. È super profumata, sono rimasto davvero sorpreso dall'utilizzo appunto di questo prodotto, mi è piaciuto un sacco. Colora tanto l'acqua e la profuma davvero molto. Mi sono rilassato davvero tantissimo, infatti quasi quasi mi sono addormentato insieme a questi colori, questi profumi fantastici che sono stati sprigionati appunto da questo prodotto. Ad un certo punto quando mi sveglio decido di fare uno scrub. Avevo in casa questo qui, l'Atollo 13, vi lascia dopo l'utilizzo la pelle setosa e morbidissima. L'unico scrub per il corpo che ho utilizzato di Lush, e già me ne sono innamorato, non ne ho utilizzati degli altri. In ogni caso potrebbe essere utilizzato anche solamente lui, senza il bagnoschiuma. Io però preferisco usare anche il bagnoschiuma, perché mi dà l'idea di essere più pulito. Ed ho utilizzato il Cinders, che ho trovato in un pacchetto, in un cofanetto che avevo comprato tempo fa da Lush, e fa tantissima schiuma. Ovviamente utilizzo anche una spugnetta, in modo tale da utilizzare meno prodotto. Dopodiché sciacquo tutto, mi piace un sacco stare sotto l'acqua, infatti spesso mi imbambolo, a un certo punto devo un attimino svegliarmi e dire Andrea basta. Dopo essermi dedicato alla cura del corpo passo al viso, vado innanzitutto a detergere il mio viso con questa saponetta che si chiama Fresh Pharmacy, è molto molto sgrassante quindi ve la consiglio solamente se avete la pelle grassa, neanche mista grassa. Dopodiché utilizzo questo scrub che mi ha regalato un mio caro amico, è a base di burro di avocado e lime. Anche questo mi è piaciuto moltissimo, si vede che dopo il suo utilizzo la pelle è super luminosa e levigata, quindi super top. Crema viso, io solitamente in questo periodo unisco alla mia crema viso un po' di gel di aloe vera. Ultimissimo step, burro cacao non può mancare ragazzi, ultimamente sono fissato con il burro cacao, sto utilizzando questo qui della Lavera, ottimo e super idratante. Questo video è terminato ragazzi, mi raccomando se siete arrivati fino qui a guardare il video lasciate nei commenti hashtag shower routine e un mi piace, vi mando un abbraccio e un bacio grandissimo, al prossimo video ragazzi.